Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video viene trattato la teoria sui costituenti ultimi della materia che scaturisce dalle riflessioni del filosofo Jean Guiton e dal suo confronto con i fisici e divulgatori, i fratelli gemelli francesi, Igor e Grichka Bogdanov, i quali attraverso una serie di ragionamenti, intravedono in fondo all'infinitamente piccolo, oltre i quark, qualcosa di consapevole ed intelligente. Jean Guiton, nato a Saint-Étienne, il 18 agosto 1901 è morto a Parigi, il 21 marzo 1999 è stato un filosofo francese, esponente del pensiero cattolico, nominato da Papa Paolo VI, primo uditore laico al Concilio Vaticano II. La filosofia, secondo Guiton, non deve escludere la presenza di Dio nel mondo e nello spirito, il senso del mistero, la realtà al di là delle apparenze e la ricerca del mistero ultimo. Il vero dramma per l'uomo, sostiene Guiton, è di non poter conoscere l'insieme della grande macchina dell'universo, visto che formiamo solo una piccola parte di esso. Quindi restano inevase le nostre risposte alle domande su chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Per Jean Guiton la fisica contemporanea ci lascia intravedere che lo spirito umano emerge da abissi che si collocano ben oltre la coscienza personale. Più si va in profondità, più ci si avvicina a un fondamento universale che tiene unite insieme materia, vita e coscienza e riesce a far emergere attraverso la sua riflessione, che le teorie scientifiche sembrano mostrare come il reale poggi su un piano fondamentalmente astratto. Guiton parte dal problema della conciliazione dell'esperienza quotidiana che facciamo della materialità, in cui sembra che la realtà sia composta fondamentalmente da oggetti solidi e vuoto, e le nuove acquisizioni della fisica quantistica, per cui esistono un'infinità di particelle estremamente piccole ed individuabili solo con macchine molto complesse. Per lui l'uomo si trova sempre più in condizione di aumentare la sua consapevolezza riguardo alla sua situazione esistenziale. Esso non si trova più solo, ma inserito nel cuore stesso della materia, una materia che condivide con lui l'aspirazione alla vita e la tendenza all'ordine, che comunica in tutte le sue varie parti, e che crea incessantemente relazioni. Guiton incomincia la sua teoria portando all'attenzione sul parere di due pensatori che avevano provato, a loro tempo, a dare una risposta al quesito del perché esiste qualcosa e non il nulla, che sono Henri Bergson e Pierre Teilhard de Chardin. Del primo, Guiton aveva intuito la predilezione per una concezione spirituale della materia a cui era giunto ponendo all'origine dell'universo uno slancio di pura coscienza che, ad un certo punto, aveva interrotto la sua salita subendo una caduta. A dire di Bergson era stata proprio tale caduta della coscienza divina, a generare la materia ed a giustificare la presenza in essa di una memoria spirituale. Mentre per quanto concerne Pierre Teilhard de Chardin, Guiton sottolinea l'idea che quest'ultimo aveva avuto all'età di 7 anni, cioè il fatto che le due estremità dell'essere, la materia e lo spirito, non erano opposte, bensì indissolubilmente legate. È chiaro che Guiton la pensa come loro ed è convinto che la spiritualità della materia ci conduca verso la contemplazione di Dio. Il punto, ora, è vedere se anche le recenti scoperte della fisica ci conducano verso un'interpretazione spirituale della materia. È qui che inizia il viaggio nell'infinitamente piccolo. Nel confronto con Guiton, i fratelli Bogdanov scendono nei piani più profondi della materia scomponendo in elementi sempre più piccoli qualcosa di visibile, come una goccia d'acqua. Mostrano come sia stata accertata, grazie ad indagini sempre più precise, la presenza di particelle estremamente piccole, i quark, della misura di 10-18 metri. Essi rappresentano una sorta di muro dimensionale oltre al quale non si può andare con le osservazioni sperimentali. Ma per i fratelli Bogdanov i costituenti ultimi della materia non sarebbero formati da particelle simili a piccolissimi granelli, oltre ai quarks ci sono entità definibili come delle tendenze ad esistere. In proposito i Bogdanov introducono il concetto di campo. Informano Guiton del fatto che la fisica attuale tende ormai a concepire le particelle elementari come il prodotto precario di continue interazioni tra campi energetici. Successivamente passano alla trattazione dei campi fisici fondamentali, in funzione della quale i fisici si soffermano sulla natura delle particelle del mondo subatomico. Oltre a protoni, neutroni, fotoni ed elettroni, mettono in evidenza come siano presenti altre centinaia di particelle meno stabili rispetto ad essi. Sono state formulate 3 ipotesi principali allo scopo di gettare uno sguardo oltre la barriera del nucleo dell'atomo. La prima propone l'esistenza di un numero infinito di livelli successivi di realtà di dimensioni sempre più piccole, per il fatto che, grazie a potenti acceleratori di particelle, potranno essere scoperte piccolissime entità, di cui prima non si era a conoscenza, secondo un processo ad indefinitum.
La seconda ipotizza la possibilità di poter un giorno conoscere il livello primario della materia, formato da particelle indivisibili, oltre al quale non si potrà andare. La terza e più accreditata ipotesi, invece, è quella che ritiene che al livello ultimo, le particelle fondamentali siano nello stesso tempo elementari e composte. In questo caso le particelle saranno, sì, costituite di elementi, ma questi elementi saranno della loro stessa natura. Tale ipotesi è quella che ha consentito la scoperta delle entità più piccole della materia, i cosiddetti quark, ipotizzati per la prima volta dai fisici Murray Gell-Mann e George Zweig nel 1964. Con i quark entriamo nel dominio della pura astrazione, nel regno delle entità matematiche. Fino ad ora non è mai stato possibile constatare le dimensioni fisiche di questi quark, per quanto si cerchi dappertutto nei raggi cosmici, in innumerevoli esperimenti di laboratorio, non sono mai stati osservati individualmente, esistono solo come costituenti di particelle composte dette adroni, le cui forme più stabili, i protoni e i neutroni, sono i componenti dei nuclei atomici e per questo molto di quello che si conosce sui quark è dedotto da esperimenti che coinvolgono questo tipo di particelle, che rivelano una struttura composta. Insomma, il modello dei quark si fonda su una specie di finzione matematica che presenta, stranamente, il vantaggio di funzionare. Secondo tale modello, tutte le particelle composte sarebbero costituite dalla combinazione di sei quark fondamentali e dalle loro antiparticelle, differenti gli uni dagli altri. Ciò che caratterizza i quark è però la loro inafferrabilità, la quale fa sì che la nostra conoscenza della realtà si basi su una dimensione non materiale, un insieme di entità prive di attributi e di forma, che trascendono lo spazio-tempo, la cui sostanza non è altro che una nuvola di numeri. La teoria dei quark punta non a descrivere i quark in sé, ma a descrivere la pletora di particelle composte, che sono generate dalle loro interazioni. Essi, potremmo dire, non esistono in quanto oggetti, come entità che hanno significato di per sé stesse, ma sono percepibili solo attraverso gli effetti che generano. A che cosa si è giunti in questo viaggio nell'infinitamente piccolo? Si è giunti, dice Guitton, a un quasi niente. Si vede che la realtà si dissolve, si annulla nell'evanescente, nell'impalpabile. Ritorna nuovamente la domanda. Che cosa si trova al di sotto di questo quasi niente? A costituire il reale sembra esserci qualcosa di non tangibile, delle particelle minuscole di cui si possono osservare solo le interazioni. A queste particelle elementari non è possibile attribuire una sostanza vera e propria e, solamente la teoria della relatività, combinata con la meccanica quantistica nella teoria quantistica relativistica dei campi, è riuscita a dire qualche cosa al riguardo. Si è visto, infatti, che gli oggetti che ci attorniano non sono costituiti altro che da insiemi di campi che interagiscono tra di loro in continuazione. Solamente tali interazioni tra i campi possono essere descritte, ma raggiungere un fondo ultimo della realtà, costituito da particelle indivisibili, sembra essere un compito molto arduo attualmente, se non impossibile. Per Jean Guitton, di fatto, la conoscenza che abbiamo della materia sul piano quantistico ci permette di capire che non esiste nulla di stabile a livello fondamentale, tutto è in perenne movimento, tutto cambia e tutto si trasforma senza posa, nel corso di questo balletto caotico, indescrivibile, che anima freneticamente le particelle elementari che costituiscono l'universo. In ogni particella, dunque, operano l'onniscienza dell'eterno e l'onnipotenza dell'infinito, come direbbe Pierre Teilhard de Chardin. Tuttavia, ciò che interessa sapere a Guitton è il motivo per cui esistono degli equilibri attorno ai quali le particelle e gli atomi si organizzano, degli equilibri che tanto gli ricordano le forme assai utilizzate dai filosofi antichi, in particolare da Aristotele, e che sembrano appartenere ad un ordine causale, che Guitton ipotizza essere il divino, al di là del nostro universo fisico, capace ciononostante di suscitare effetti in quest'ultimo e da sostenerne l'esistenza. Per quanto riguarda la definizione del reale, Guitton, a questo punto ritiene opportuno abbandonare l'idea dell'universo macchina, formato da materia inerte, per definirlo invece come una manifestazione di campi in continua interazione, tra i quali al primo posto incontriamo un campo primordiale, caratterizzato da uno stato di supersimmetria, uno stato di ordine e di perfezione assoluti. I campi, dunque, sarebbero costituiti da un tessuto fatto interamente da informazioni, a cui al momento non riusciamo ad accedere. L'universo si viene a configurare così come un luogo ricolmo di interazioni guidate da una intelligenza. Dello stesso parere è il fisico Edward Fredkin secondo cui, sotto la superficie dei fenomeni, l'universo funziona come se fosse composto da qualcosa che nulla di ciò che sappiamo delle particelle elementari può spiegare il perché ed il come esistano tali equilibri.
come un reticolo tridimensionale di interruttori, un po' come i bit di un immenso calcolatore. Restano ancora da individuare, però, le leggi che permettono al flusso universale di informazione di dare un ordine al reale. Se si riuscirà nell'impresa, si saprà rendere conto del perché le leggi della fisica funzionino. Verrà così inaugurata la terza fase della fisica, ovvero quella della fisica semantica, il cui obiettivo sarà quello di decifrare il significato delle leggi fisiche stesse. L'interpretazione della realtà che emerge da questa riflessione filosofica risulta fortemente influenzata dai lavori della scuola di Copenaghen, la quale eliminava ogni distinzione radicale tra coscienza, materia e spirito, in favore di una rete di interazioni facente parte di un'unica totalità. Cioè, se il tessuto del reale è rappresentato da relazioni che si trasformano continuamente, Guitton ipotizza che il vero sostrato delle cose non sia materiale, bensì astratto e riconducibile ad un'idea pura in grado di essere colta solamente da un atto di intuizione matematica. Per Guitton c'è una entità sconosciuta che si nasconde nell'infinitamente piccolo e che sta dietro al creato e consisterebbe in un'intelligenza che favorisce il presentarsi di certe situazioni al posto di altre, che costruisce le relazioni più imprevedibili tra i costituenti della realtà ultima e così facendo governa sapientemente il cosmo, garantendo il prevalere dell'ordine sul caos. Essa sarebbe quella forza fondamentale, universale della realtà delle cose che i greci chiamavano logos. In conclusione, Guitton prospetta un tipo di sapere che sappia andare oltre la separazione tra spirito e materia, e che, anzi, concorra ad abbattere le barriere tra questi due fattori della realtà. Un sapere che superi il comune modo di pensare, spesso fondato sul contrasto tra oggettività e soggettività, e che sappia gettare uno sguardo al di là delle apparenze e dei fenomeni per provare a cogliere alcuni tratti dell'inconoscibile e dell'insondabile. Questo è tutto. Mi rendo conto della difficoltà dell'argomento e che la spiegazione non è stata semplice e lineare, ma spero lo stesso che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale. A te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.